In finale proprio sconfiggendo i francesi. Botta dritta alla spalla che sorprende Paolo Pizzo. Siamo al terzo match, quindi si può arrivare alle 15 stoccate. Ricordiamo che si tira alle 45 stoccate, 5 stoccate a testa ogni match. Tanto ancora il francese che ha ribaltato l'incontro adesso. E si tratta dell'unica vittoria in Coppa del Mondo degli azzurri, ma importantissima poi anche un secondo posto a Vancouver per la qualificazione, il passo olimpico raggiunto dal quartetto di Sandro Cuomo. Ancora un doppio. Si riprende con la Francia adesso in vantaggio di due stoccate. Paolo Pizzo, bravo nel mettere questa stoccata con grande tenacia. Prima parata risposta, non tocca, la rimessa nemmeno, poi insiste mentre il suo avversario stava scappando. Ha preso qualche rischio, ma è andato a bersaglio Paolo. Il pugno di Paolo Pizzo che ha voluto mettere questa stoccata. Meno uno Italia. Siamo all'ultimo assalto della prima serie, ma adesso tocca a Lucenet. Termina l'incontro. E dunque finisce anche questo terzo incontro con il vantaggio francese 13-15. Il primo assalto era in vantaggio l'Italia grazie a Santarelli. E vediamo anche il parziale. Allora, tante stoccate messe a segno da questi due atleti. Ritorna Santarelli in pedana per gli azzurri, per la Francia Grumier. Beh, 11-8 parziale a favore di Lucenet su Pizzo nel precedente assalto. Si apre la seconda serie, ancora in pedana il tiratore umbro di Foligno. Un campionato del mondo per lui, l'esordio lo scorso anno, sesto nell'individuale, quarto a squadre, furono sconfitti dalla Svizzera nella finale per il bronzo. Titolo mondiale, ricordiamo, vinto dall'Ucraina sulla Corea. E lui è andato un passo dalla medaglia anche nella gara individuale. Eh sì, un sesto posto al suo esordio mondiale. Qui quindicesimo nell'individuale, secondo europeo assoluto per Andrea Santarelli. Attenzione, anche qui passività. E qui non si tira e si va dunque direttamente, che qui uno 0-0, in pratica si va al quinto assalto, dove ritroviamo Paolo Pizzo e Yannick Borel. Chi vincerà avrà avuto ragione della passività, è vero, rimangono un po' così di dubbi nella prova a squadre. Se... Ma sono diventati oramai assalti molto, molto tattici, a volte si preferisce tenere il punteggio basso. Qui Santarelli non ha rischiato di peggiorare la situazione contro il numero uno Grumier, però anche Grumier ha accettato comunque di tenersi le due botte di vantaggio. Ecco, ma in questo terzetto che ha sempre tirato, Buzzi è sempre rimasto in panchina. L'Italia nel primo turno della diretta ha incontrato la Finlandia 45-37, poi due incontri difficili, prima con la Russia 27-21, dopo essere stata anche in svantaggio, ha recuperato nel finale con un 10-3 di Enrico Garozzo. E Italia, Ucraina, come detto, di misura 29-28 al minuto supplementare, al minuto dell'ultima stoccata, assalto. C'è una stoccata di Paolo Pizzo, una bella parata e risposta, ha preso ferro in seconda e con un filo, cioè mantenendo il contatto con la lama, scivolando sulla lama, è andato dritto sulla coscia del suo avversario, sul bersaglio basso. E con l'Ucraina 21-21 dopo 8 assalti, e poi
scarsa combattività, il presidente di giuria ha portato all'ultimo minuto del non assalto con Garozzo che dopo una serie di colpi doppi ha messo a segno la stoccata decisiva. Ma proprio nell'economia della squadra Santarelli, come dicevamo, il tattico in totale è quello che ha tirato meno stoccate. Un Pizzo questa volta in attacco, passa avanti a fondo, sorprende Borel. Accorcia la distanza d'Italia. Santarelli, diciamo, 22 stoccate in tutto nei, tra i tre precedenti incontri, match tirate, 26 subite, come detto il tattico. Ne ha tirate di più Garozzo, 47 e 30 subite, e Pizzo 32 e 30. Garozzo sempre chiuso, ha avuto il guizzo vincente. Parte dritto adesso Borel al corpo e non riesce a parare, a difendersi Paolo Pizzo, rimane a metà strada, credo che stesse preparando lui la partenza. Mentre Pizzo può il ruolo di guastatore, di rompere gli equilibri, è accaduto anche con l'Ucraina, 9 stoccate messe a segno da lui nei 3 assalti, pensate 9 quindi, e 4 subite, punteggio bassissimo anche lì. Nel precedente assalto con la Russia invece perfetta parità tra stoccate messe da Pizzo 6 e ricevute altrettanto. Colpo doppio, parte a ferro libero, un po' distante un avversario anche alto, e venne fuori un colpo doppio abbastanza scontato. Vorrei minacciare Pizzo che è bravissimo. Parata e risposta, bravo Paolo, parata e risposta. Qui si aveva tentato di abbassarsi, poi eccolo l'attacco e la parata di quarta, difesa del bersaglio interno, la risposta senza staccare ferro, quindi non ha dato la possibilità di rimessa al francese. Abbiamo visto la panchina con... Sì! È ancora Pizzo, vedete il guastatore a segno. Abbiamo visto la panchina con Lorenzo Buzzi, giovane, classe 94, dell'Accademia Scherma Marchese di Torino, allenato proprio da Dario Chiadò, che è nell'angolo a dare consigli agli atleti in finale. Marciava in controtempo adesso Paolo Pizzo e... un po' avanti con le gambe sulla partenza del suo avversario, vedete quando va a parare la punta di Borel già sul bersaglio, quindi non fa in tempo a difendersi. Ali. Due stoccate di vantaggio, le stesse che aveva ereditato Paolo Pizzo, viene con il campione d'Europa 2016 nell'individuale. Colpo doppio. Una bella finale con Heinz, ricordiamo, nella spada maschile, vinta da Borel 15 a 12. Ha superato l'ucraino Nikishin 15 a 8. Lucene bronzo si è fermato in semifinale, sconfitto da Heinz. Peccato, peccato, parata e risposta di Pizzo. Ne viene fuori un colpo doppio, ha staccato il ferro quando doveva rispondere, ecco, prende ferro in seconda e grande sensibilità però con la mano di Borel, che comunque riesce a trovare questa rimessa e rimedia un doppio che è tutto a vantaggio dei francesi, e adesso anche la stoccata finale su questa partenza. E dunque finisce qui, Aubry può esultare, finisce qui questo quinto assalto. Paolo Pizzo lascia il testimone a Enrico Garozzo. Paolo Pizzo che quest'anno è allenato da Enrico Di Ciolo a Pisa. Ecco Garozzo intanto, punteggio dunque sul 25 a 22. Il precedente assalto è stato in pratica portato avanti dal presidente di giuria, non si è tirato tra Santarelli e Grumier, 1-0-0 per Borella, 10 stoccate messe a segno. Contro le 9 di Pizzo che ha fissato il punteggio sulle 22 stoccate per l'Italia. Adesso c'è Enrico Garozzo con Lucenela, medaglia di bronzo nell'individuale qui a Torun.
il mancino francese, vediamo, più esperto della compagnia transalpina. Partenza in flash di Garozzo e arma in linea invece di Lucené, partenza a ferro libero, quindi colpo doppio. Rimane a meno 3. Garozzo si allena a Milano con Andrea Candiani, si è trasferito nel capoluogo lombardo. Lo spadista siciliano di Acireale, 27 anni. Prova ad andare al bersaglio avanzato, invece il suo avversario che trova il braccio di Garozzo. Compiuto gli anni proprio in questi giorni a Torun, agli europei, il 21 giugno. Ma un individuale da dimenticare, soltanto 31esimo, molto indietro per le sue ambizioni. E va, costruisce la stoccata. Bravo, qui ha provocato l'uscita in tempo del suo avversario, prende ferro in seconda a difesa del bersaglio basso e poi, mantenendo il contatto con la lama, arriva sul corpo di Lucené. Grumier, argento mondiale lo scorso anno a Mosca, sconfitto da Geza Imre, ungherese. Con Jung e Jorgensen medaglie di bronzo a Mosca. Partenza con una misura lunghissima di Enrico. Viene fuori un colpo doppio, aveva poi trovato anche il ferro sull'uscita in tempo dell'avversario, però è staccato poi sulla risposta e la rimessa anche di Lucené arriva sul bersaglio, ne viene fuori un colpo doppio, però è partito davvero un po', secondo me, eccessivamente distante. Ha vinto a Vancouver in Canada quest'anno Enrico Garozzo in Coppa del Mondo, poi un secondo nel Grand Prix di Budapest, sconfitto in finale proprio da Gauthier Grumier. Ha provato il colpo al piede, ha spinto un po' in fondo Lucené, poi ha provato il colpo al piede, non trova il bersaglio, lo trova invece il francese. Sale a più 4 la Francia e termina anche questa sesta manche sul punteggio di 29-25. Quattro a tre a favore di Lucené. Assalto dopo assalto incrementano il vantaggio i francesi. Siamo adesso a meno 4, prima meno 3 e qui c'è l'ultima serie di assalti. È chiaro che adesso dovranno tentare qualcosa per recuperare gli azzurri. Bisogna adesso pazienza cercare di rimontare. Sono 4 stoccate in 3 assalti, quindi comunque abbiamo assolutamente tempo e possibilità e anche capacità, se vogliamo, dai nostri
ragazzi, certo, gli avversari sono, ripeto, assolutamente la squadra più forte. Paolo Pizzo in pedana e Grumier numero uno nel ranking internazionale. Colpo doppio. Pizzo numero 29 nel ranking. Undicesimo nelle individuale. Il migliore degli azzurri nella prova individuale. Su questa pedana di Torun tocca la Francia ancora con Grumier. A Gerin. Gerin, c'è stata la sostituzione. Giustamente Stefano Pantano fa osservare, vedete, riserva, dunque nell'ultimo giro Aubry fa entrare Gerin e toglie addirittura Grumier il numero uno. Attenzione, dovrebbe esserci un cartellino per il francese. Grande fiducia, quindi vedete come squadra può permettere Aubry di togliere il numero uno e di mettere, inserire... Sì, cartellino per Daniele Gerin, classe 91 di Saint-Claude. Bouvalois esprime la sua società di appartenenza. Ancora segno Gerin, che ha preso questo cartellino giallo perché nella stoccata precedente si è girato di spalle, è andato a urtare anche il nostro Pizzo. Parte della squadra campione del mondo a Kazan, questo spadista francese Gerin, vedete, e adesso prende il volo la Francia, più 7, primo assalto dell'ultima serie, niente da fare, ancora Gerin, partenza di Paolo Pizzo che cercava il bersaglio avanzato, ha cercato anche di dare un po' di opposizione di pugno, ma il suo avversario ha controllato molto bene con la misura e è stato lui poi andare a colpire il braccio dell'azzurro, che adesso va in bella stoccata in frecciata e sorprende Gerin. A seguire avremo la finale nel fioretto femminile, il solito duello nel fioretto così come tra gli uomini, Italia-Russia, con Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Martina Battini, Alice Volpi in pedana a sfidare ancora una volta le russe di Stefano Cerioni. Bravo Paolo, ancora in attacco, evita la parata del francese e arriva sul lui nella parte interna del braccio. Si fermano qui, punteggio a favore della Francia 34-28, ancora aumentato il suo vantaggio la nazionale transalpina. 5 le stoccate messe a segno da Gerin, che ha sostituito Grumier. 3 quelle di Paolo Pizzo. Adesso siamo a meno 6. E adesso dovrà per forza prendersi qualche rischio Andrea Santarelli, perché qui bisogna dare assolutamente una scossa se vogliamo tentare nel finale di raggiungere i francesi. Ecco Lucenet contro Andrea Santarelli. Santarelli un 5-4 con Borel, poi nel secondo non ha tirato in pratica con Grumier e si è arrivato a questo terzo assalto per lo spadista di Foligno. Parte subito in pressione Santarelli. Vedete sul lato della pedana Santarelli prova a provocare l'avversario. Sembrava volesse
provocare l'uscita in tempo dell'avversario, poi invece è partito dritto e ha trovato questo colpo doppio. Prova adesso al piede, niente da fare, ma c'è tempo, i 3 minuti possono scorrere tutti. Questo penultimo assalto è Lucene, Jean-Michel Lucene. Incertezza da parte di Andrea Santarelli, che stava secondo me preparando un controtempo. È partito il suo avversario, si è fatto trovare un po' avanti con le gambe, a quel punto non sapeva più se tirare o andare in parata, è arrivata la stoccata di Lucene. Ancora un colpo doppio. Partenza dritta sulla preparazione del francese, ma colpo doppio che va bene ai nostri avversari, non a noi. Si è proprio storta la lama di Lucene, che la sta raddrizzando fuori dalla pedana come prevede il regolamento. Rientra in pedana, risale in pedana Lucene. Qui vedete Sandro Cuomo con Garozzo, l'ultimo a salire in pedana. Chiuderà per l'Italia, per la Francia sarà Borel, astro emergente della spada francese e mondiale anche dopo questo titolo europeo individuale conquistato in Polonia in questa edizione dei Continentali 2016. Ancora tenta la botta al piede Santarelli e poi riesce a mettere questa. Attacco va. Una finta al piede, questa volta va dritto al corpo, ha tenuto anche abbastanza bene la misura Lucene, ma poi prosegue sorprendendo l'avversario Santarelli. Lucene a difendersi per cercare ancora di recuperare qualcosa, che è compito di Lucene. Scioglie misura, riprende Santarelli. Qualcosa da dire Santarelli al presidente di giuria? Chiesto l'alto del presidente di giuria, secondo me più per riordinare un attimo le idee. Bella, si sentiva stoccata. Incalzato dalla, sì. Da Santarelli, un po' di mestiere questa richiesta, un po' di mestiere nonostante la giovane età. In questa occasione Santarelli ha spezzato il ritmo all'avversario. Continua a raddrizzare la sua lama. Ancora un colpo doppio. Braccio un po' arretrato in questa occasione di Andrea. E poi qui non di mancava ancora qualche secondo. Ma si è andati al nono assalto. Evidentemente sta bene a tutti. 6 stoccate messe a segno da Lucene. E ha partito molto bravo in questa azione di contenimento, ma quando c'è da rimontare siamo a meno 6 adesso. Tutto nella spada di Daniele, di Enrico Garozzo. Sì. La spada di, del tiratore di Acireale, Yannick Borel. Brillante sia con la Russia sia con l'Ucraina. Sempre negli ultimi assalti. Arriva subito al braccio questa stoccata di Garozzo sulla pressione, angolazione interna, sulla pressione di Borel. Con la Russia un 10-3 finale.
e con l'Ucraina l'8 a 6. Va al piede Borel, ma non sorprende il francese che rimane lì con la, la punta e tocca. Ali. Sempre più 6 la Francia. Dritto al piede, ma vabbè, forse prima dritto invece al bersaglio alto. On guard. Pre. Ali. Garozzo al centro della pedana. Borel che controlla. Forte delle 5 botte di vantaggio della sua squadra. In vantaggio dal terzo assalto in poi la Francia. Bravissimo, grande parata risposta questa. Seconda, parte dritto il francese, seconda, difesa del bersaglio basso e poi ha aspettato per rispondere con sicurezza col francese che a quel punto cercava di stringere misura. Meno 4 per gli azzurri. 1,28 ancora di tempo. Ancora il bersaglio basso, Garozzo non lo trova. E questa volta è Borel a toccare. Peccato, l'aveva spinto in fondo alla pedana, lo stava preparando bene Enrico questa stoccata e marciava in controtempo. È riuscito ad andare sul ferro, però poi non ha trovato la risposta, ha staccato e ha dato la possibilità di rispondere al suo avversario. Adesso però torna sotto Enrico Garozzo con questa stoccata al bersaglio avanzato. Si arrabbia anche Borel. Un minuto. Peccato, peccato di andare ancora sul ferro, ancora una volta ha trovato la lama di Borel, però poi ha staccato sulla risposta, ha dato quindi la possibilità di rimessa al francese. Colpo doppio che a noi non va bene. No, peccato. Peccato, sì. Questa stoccata di Borel tiene sempre il conto Aubry. Guardate, trova il ferro in terza, ma poi va a cercare la schiena dell'avversario, non arriva bene di punta, quindi non tocca. Bravo, bravo Garozzo, fintato, poi è andato al piede. Adesso siamo a meno 4, ma 48 secondi soltanto. Soprattutto non si può più sbagliare. Sono tanti, anche volendo, non sono pochi nella scherma, ma certo di errori. Eccola. È l'ultima stoccata, quella che decreta la Francia campione d'Europa 2016, 45-40 il punteggio a favore dei transalpini. 5 le stoccate messe a segno da Borel, parziale a favore di Garozzo. 6-5, aveva rimontato qualcosa, ma era troppo il divario da recuperare con tiratori di questo spessore, di questa qualità. Tra poco per i commenti in attesa della finale del Fioretto femminile Italia-Russia, linea adesso allo studio.